Io sono venuto in Italia, qua mi ha portato mio zio della Tunisia, ho cominciato a lavorare a Costonaggia, a segheria, marmi, e ce l'ha il mio cugino che stava a Valderice. Un giorno mi ha chiamato e disse: ti interessa lavorare qualche giorno, fare il giardiniere, come disoccupata? Ho detto sì, va bene. E questo è il giardino del signor Martinez. Sono lavorato due mesi e poi il signor Martinez mi ha detto: ti interessa lavorare con me al forno? Manco. Faccio mangiare un pane. Mi ha detto: non ti preoccupare, ci pensi io, insegnate piano piano. E ho cominciato da zero. Bassem, ora è da 10 anni che è con me, 10-11 anni che è con me, mi fa da capomastro, penso che qualcosa abbiamo fatto insieme io e lui. E quindi me lo ritrovo qua ora con la moglie, tre figli, e io sono contento di quello che ho fatto, che ho potuto fare per questo ragazzo. Facevo fare il pane, diciamo tavola caldo, broscine, panettone, cornette e la pizza. Io sono fortunato che sono trovato un lavoro qua, faccio il panettiere, ho migliorato la mia vita, diciamo. Io vengo dalla Sri Lanka, io l'ho studiato, quando venite studiare, sono andato a lavorare fuori, mi lavoravo a Dubai, poi venuto di qua in Italia, nel 2012 è andato a costruire di Palermo, loro mi hanno detto di andare qua a Salina Grande, campo di rifugi, poi ho cominciato a cercare lavoro. Si avvicina da noi, quindi viene da noi a chiedere lavoro. Anche senza soldi, mi dice: io vengo a lavorare anche senza soldi. In quel periodo c'erano dei progetti finanziati dall'Unione Europea che permettevano di prendere un extracomunitario. Per 6 mesi abbiamo approfittato di questa situazione. Alla fine dei 6 mesi gli ho fatto un contratto a tempo indeterminato e lui ora è qua con noi, la sua famiglia è qua. Siamo riusciti a far venire la moglie dopo tante tribolazioni. I figli sono qua integrati, che vanno uno al primo superiore e l'altro alla scuola media e all'altro alla scuola elementare. Sono dei bravissimi ragazzi che non solo fanno scuola, ma fanno sport a livello agonistico. Avere dei ragazzi che sono al di fuori del territorio italiano, quindi uno Sri Lanka e una Tunisia, non facciamo altro che confrontarci a volte delle loro abitudini, delle loro religioni, della nostra religione, e a volte scherziamo, ci prendiamo in giro pure, anche perché per me prima la persona e poi tutte le altre cose. Quindi per me è arricchire il mio bagaglio d'esperienza con queste persone, come portare pezzi del mondo in una Sicilia che deve essere mondiale.